Un quadro allarmante, quello evidenziato nella relazione della commissione d'inchiesta, nello stilare un bilancio su cosa è accaduto in 13 anni, da quando le varie discariche a servizio del polo chimico di Bussi furono scoperte dal Corpo Forestale dello Stato nel 2007 in località Tremonti. 185.000 metri cubi di inquinanti come cloroformio, tetacloruro di carbonio, esacloroetano, tricloroetilene, triclorobenzeni, metalli pesanti, cui ha fatto seguito la scoperta di discariche nei terreni tra il paese e l'insediamento industriale, una situazione salita alla ribalta delle cronache come 2A e 2B, e poi ancora a valle lungo il fiume Pescara dei siti di Piano d'Orta nel comune di Bolognano. Nella relazione si affronta anche la mancata bonifica ordinata alla Edison dalle risultanze dei lunghi processi e si sottolinea che non vi è certezza, scritta nera su bianco, che siano ancora a disposizione della Regione Abruzzo i 50 milioni stanziati nel 2011 su iniziativa dell'allora sottosegretario all'economia con delega al CIPE e alla ricostruzione Giovanni Legnini, diventato poi primo presidente della commissione d'inchiesta. I fondi con i quali l'allora commissario deceduto Adriano Go aveva bandito una gara e affidato il complesso importante compito, erano stati revocati lo scorso anno dall'ex ministro dell'ambiente Sergio Costa, somma ripristinata poi dal TAR. Al punto 6 delle conclusioni si cita espressamente il ritardo con cui la giustizia civile sta affrontando il problema dei risarcimenti. Tra i numerosi contenziosi, quelli presi in considerazione sono stati quelli più attinenti ai siti studiati, tra questi quello del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto definitivamente Edison come soggetto inquinatore delle aree esterne allo stabilimento, e quello in corso, avverso la revoca in autotutela dell'aggiudicazione del progetto Goio al RTI DEC-DEME. Ma è fondamentale attenzionare soprattutto il processo per il risarcimento civile, che da oltre un anno attende lo scioglimento dell'ordinanza da parte del Tribunale. È un processo, forse il più importante, che vede ancora il patrocinio dell'avvocato Cristina Gerardis, che seguì anche la causa penale, perché può precedere la richiesta di risarcimento danni del Ministero competente per i danni ambientali e della Regione Abruzzo per i danni d'immagine. Ed inoltre, nel caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da Edison, aprirebbe la possibilità di aderire o intentare un separato processo da parte dei comuni e degli enti che si sono costituiti parte civile nel processo penale. We'll be right back.